Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. La partita di oggi è tra Uruguay e Austria. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Ciao Fabio, ciao a tutti. Tutti in piedi, godiamoci l'inno nazionale. Ascoltiamo l'inno della squadra avversaria. Con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Eccoci, si comincia. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Io dico Alaba, un atleta impressionante, velocissimo e resistente, un giocatore straordinario. Può giocare indifferentemente come difensore centrale, centrocampista centrale, terzino, in qualsiasi posizione l'allenatore lo mette, lui è uno dei migliori in campo. Sono d'accordo. Immagino che saranno d'accordo anche molti tifosi di questa squadra. Che grande parata! Da qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Va di testa! Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Non gli è mancata la caparbietà, ma con due difensori addosso non poteva fare molto di più. Stanno giocando un ottimo primo tempo e si sono già creati due occasioni importanti. L'atteggiamento è quello giusto, ora però devono sistemare la mira. Luis Suarez perde l'equilibrio. Bella serie di passaggi. Arevalo. Ecco Luis Suarez. Attenzione al tiro. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Difesa riesce ad allontanare. Prova il tiro al volo. Grande parata dell'estremo difensore. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Un inizio promettente. Si sono già messi in mostra con qualche azione interessante. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Dragovic. Cerca la profondità sulla fascia.
Black Salt, la mette in mezzo. Luis Suarez si spinge in avanti sulla fascia sinistra. Bello questo duello, ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Prova il tiro. Dragovic riesce ad allontanare. Pereira. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Continua ad andare, palla al piede. Si libera la grande. Mette la palla dentro. Cross respinto. Passaggio sulla destra. Ecco il traversone. Colpo di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. L'Austria deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Un inizio promettente. Si sono già messi in mostra con qualche azione interessante. Cerca la fondo, palla al piede. Cavani! Il portiere c'è. Intervento a liberare. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Laxalt. Cerca lo spunto. Se ne va. Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Un inizio promettente. Si sono già messi in mostra con qualche azione interessante. Lungo passaggio in avanti. Fuchs. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Palla larga in profondità. Mattias Vecino prova il traversone. Passaggio in avanti. E passa! La mette sulla sinistra. Cross in arrivo. Chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Cerca il passaggio profondo. Effettua un cross dalla tre quarti. Cavani. Ecco un'occasione di contropiede. Decide di sfruttare la fascia. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Álvaro González. Luis Suarez. Occhio alla conclusione. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Pereira la gioca in mezzo. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuorigioco. Ottima chiamata, era davvero difficile vederlo questo fuorigioco. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Godin è dominato fisicamente. Prova a metterla subito in aria. Alaba. Pallone alto nello spazio. Pallone in mezzo. Ci prova. Tiro debole. Nessun problema per il portiere. La butta in mezzo. Ecco Luis Suarez. Riescono a mettere fuori. C'è un'opportunità. Pallone basso in aria. Luis Suarez. Tiro davvero da dimenticare. C'è la palla lunga in avanti. Fuchs. Si libera la grande. Fuchs prova a salire sulla fascia sinistra. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. E sarà rimessa con le mani. Luis Suarez. Mattias Vecino. L'appoggia sulla fascia. Prova a saltare il centrocampo. C'è il cross. Luis Suarez. E l'Uruguay segna la prima rete. Bellissimo il gol al volo.
Poteva anche cercare di controllarla, ma ha preferito rischiare. Alla fine ha avuto ragione lui. Zero dunque. Ma è la sua natura. Quando la squadra ha bisogno, lui c'è. Se ne va Álvaro González con il cross. Cavani allontana il pericolo. Cross in arrivo. E la palla viene respinta. Álvaro González cerca la profondità. Posizione irregolare però. Passaggio di prima fantastico. Peccato ci fosse fuori gioco. Il portiere la calcia lontano. Cavani. Dragovic, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Gioca una palla lunga. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Mattias Vecino con il lancio in avanti. Arevalo di forza. Prova a verticalizzare. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Mattias Vecino. Álvaro González. Occasione da rete. Fuori di pochissimo. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Dragovic prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Luis Suarez. Ottima la parata del portiere. Sicuramente non una parata semplice. E poteva segnare anche stavolta. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Cavani. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. C'è la palla lunga in avanti. Alaba. Cerca spazio. Prova la giocata nello spazio. Occasione. Si libera la grande. Mattias Vecino. Palla in avanti verso il compagno. E ancora una volta si dimostrano solidi in tutte le zone del campo. Lungo passaggio in avanti. Grande movimento nello spazio. Cavani! Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso, del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Zero dunque. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità.
palla giocata alta sulla fascia. Scodella il cross. Ha la possibilità di andare verso la porta. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Occhio al cross. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Sceglie di battere corto. Evita l'intervento dell'avversario. Cavani. Alaba. Prova il filtrante. Attenzione! Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Alvaro Gonzalez. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. La mette sulla sinistra. Prova un traversone dalla tre quarti. Lotta, ma perde l'equilibrio. E passa. Allarga sulla fascia. La butta in mezzo. Primo tempo che finisce qui. 2-0, vanno così all'intervallo. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Si riparte per il secondo. Decidono di giocarla all'indietro. Alaba prova a giocarla dentro dalla distanza. Colpisce di testa. Buon cross, peccato per la conclusione. Quando il cross arriva dalla tre quarti, per la difesa è molto complicato se viene effettuato con questa precisione e con questa velocità. Pericolo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Alvaro Gonzalez prova a spingere sulla corsia di sinistra. E spinta della difesa. Ottima parata del portiere. Ancora un ottimo intervento difensivo. Luis Suarez. Tiro da dimenticare. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Godin con il lancio in avanti. Tocco preciso. C'è l'opportunità per il contropiede. Qui c'è il tiro. Perfetta la parata. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata d'istinto questa. Arevalo. C'è la palla lunga in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Sulla fascia, è libero. Mette in mezzo il traversone. L'Austria ha portato tanti uomini nella propria area di rigore. Credo siano stanchi di subire questo continuo bombardamento aereo. Avere tanti uomini a saltare aiuta in queste situazioni. Eh sì, naturalmente. Palla in profondità sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Ecco il cross. L'arbitro assegna il corner. Cerca la rete e non trova la porta davvero per pochi centimetri.
Ecco il tiro. Luis Suarez è marcato talmente stretto che non riesce a giocare. È un giocatore molto pericoloso, capace di sfruttare al meglio gli inserimenti. Devi stargli addosso, incollato, non puoi permetterti di perderlo. Prova a verticalizzare. Arriva Cavani, si libera alla grande. Luis Suarez! E arriva il gol! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Ecco cosa succede a lasciare spazio in area a un giocatore come lui. Ma perché nessuno l'ha marcato? La difesa poteva fare molto, molto meglio. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Zero dunque. Siamo arrivati al 60esimo. Cerca l'uomo là davanti. Luis Suarez. Arriva Cavani. Se ne va. Pallone basso in aria. Luis Suarez. Grande giocata di Luis Suarez. È una partita da incubo per i loro avversari. Gol bellissimo da manuale. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Occhio, può andare. Prova a saltare il centrocampo. Pereira prova a crossare dalla tre quarti. Bell'anticipo, pericolo sventato. E trova il compagno. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Luis Suarez. Álvaro González. La butta dentro. Prova il tiro. E il palo gli nega la soddisfazione del gol. Fuchs vince il duello fisico e fa su il pallone. E trova bene il compagno. Luis Suarez allontana il pallone. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Prova a metterla subito in aria. Cavani! Buona scelta di tempo per il colpo di testa. Ci è mancato poco per trovare ancora il gol. È decisamente un gran talento. Riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Lungo passaggio in avanti. Buona la sua progressione palla a piede. Bella palla, deve approfittarne. Hanno trovato il gol! Se continua così, i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. E loro è un dominio assoluto. Prova un traversone dalla tre quarti. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. L'Axalt prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Alaba. C'è la palla lunga in avanti. Ecco Luis Suarez. Occasione da rete. Ottimo disimpegno, fondamentale. E stava per arrivare addirittura il 6° gol. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Álvaro González. Possibilità di tiro. Cavani! Bellissima la giocata di Cavani.
Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Provano a ripartire da dietro. Ci mette il piede e con questo è il pallone. Davvero nessun problema per il portiere. Hanno proprio bisogno dell'iniezione di fiducia che gli darebbe un gol. Lo cercano un po' da tutte le distanze. Luis Suarez lo mette in mezzo. Laxalt. La gioca in mezzo. Luis Suarez. Palla dentro, c'è il gol. Sì, Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. Quarto gol, ha fatto poche. Sembra esserci un cambio, vedo già un giocatore pronto a entrare lì a bordo campo. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Crossa il pallone a centro area. Al volo! Palla che non trova lo specchio della porta. Dragovic con il lancio in avanti. Alaba. Tenta da lontano. Alaba. Prova a fare tutto da solo. La mette in avanti. Prova a verticalizzare. E la palla finisce al portiere. Fuchs. Sulla destra. Luis Suarez. E passa. Pereira. Prova la soterra.
Palla allontanata senza troppi complimenti. Álvaro González. Alaba. Bella azione sulla corsia di sinistra. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. La spinge in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Alaba. Passaggio in avanti. Fuchs. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Vuole la profondità. Effettua un cross dalla tre quarti. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Dragovic. Karic. Ci mette il fisico e conquista il pallone. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Troppa fretta di eseguire il cross in questo caso. Godin. Lungo passaggio in avanti. Ancora 4 minuti per le speranze di tutti. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Álvaro González, di forza. La gioca bassa. Prova a colpire al volo. Il pallone è uscito sulla sinistra. C'è la palla lunga, in avanti. La butta in mezzo. Ottiene un buon calcio di punizione. Garic. Prova il traversone. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Buon lancio. Occhio alla conclusione! Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Gara veramente a senso unico, hanno letteralmente ridicolizzato la difesa avversaria. Il segreto è stato tenere la linea difensiva sempre molto alta. L'hanno fatto alla perfezione, bloccando sul nascere tutte le azioni degli avversari. Poi sono stati bravi a ripartire in modo micidiale.